Ok, allora, oggi cerchiamo di capire come fare un backup dei dati dell'Alesis SR16. Praticamente, dato che ha 50 pattern A, 50 pattern B, 50 fill A, 50 fill B, come memoria, è facile consumarla un po' tutta. E visto che siamo arrivati a 42, quindi mancano pochi pattern per riempirla, tanto vale fare un backup. Ogni tanto male non fa. Come si fa il backup della SR16? Praticamente è un sistema molto vecchio che noi cercheremo un po' di riammodernarlo. Praticamente queste batterie sono nate tanti anni fa, sono ancora in produzione, ma sono nate tanti anni fa, avevano un modo di fare il backup molto, molto strano. E per chi è giovane magari è un po', come si può dire, un po' inusuale, ecco, non avere un sistema di salvataggio in USB o in altre maniere strane. E invece nel periodo molti strumenti avevano questo sistema di backup delle memorie, diciamo che si chiamava su nastro. Praticamente come il vecchio Commodore 64 aveva il registratore a cassette per salvare i dati, oppure i programmi venivano caricati dalla cassetta, e anche questa ha un'uscita audio per fare il backup. Noi cercheremo di ammodernarlo un po' di più utilizzando, adesso ve lo faccio vedere un attimo, quest'altro PC dove andremo a prendere. Io ho un cavetto jack, ok? Quelli che si trovano nei monitor. Quindi abbiamo la possibilità adesso di prenderci il nostro segnale e lo mettiamo nel microfono. Ingresso microfonico. Adesso andiamo a vedere l'SR16 dove va collegato. Allora, un attimo che mi sposto. Lo vedete? Cioè in out tape. Andiamo a inserire il nostro cavo. Abbiamo inserito il cavo. E andiamo a vedere un po'. Quindi. Purtroppo non c'ho due webcam. Quindi noi sul computer dovremmo aprire Audacity. Ok. Come ingresso di registrazione scegliamo mono. Dovrebbe prendere, vediamo un po', c'è un segnale fisso
e quindi non va bene. C'è un segnale fisso. Probabilmente bisogna abbassare il volume del microfono. Infatti. Togliamo la preamplificazione. Passiamo il volume. Proviamo col jack verde. Allora, il jack verde non sembra particolare. Adesso attacchiamolo a questo e vediamo se. Forse era un problema del jack rosso. Ok, adesso sembra buono. Facciamo una prova. Facciamo una prova. Send out MIDI, no. Store to tape, verifica load in tape. Have you used some audio interface? A mixer USB. Ok. Andiamo. Abbiamo send out MIDI, no, non ci interessa. Store to tape, e questo ci va bene. Dopodiché abbiamo un verifichi tape, cioè controlla se è tutto registrato bene. Caricare dal nastro oppure le varie song. Noi ora ci interessa il store to tape, ok? Dopodiché andiamo qua. Alziamo piano piano. Dovremo vedere questa barretta quando premo press play vedere se si muove. Ok, mi sembra troppo alto. Quindi andiamo a verificare. Abbassiamo questa preamplificazione microfonica. Andiamo a vedere. Riproviamo. Ok. Benissimo, ora proviamo a registrare. Come vedete, qua.
sta trasmettendo i vari pattern su un segnale di nastro. Cioè, un segnale analogico. Inutile che vi faccio vedere quell'altro perché è abbastanza noioso, questo è già meglio. Ok, ha finito. Stoppiamo qua. Tagliamo la parte inutile. Cerchiamo anche di ridurre lo zoom. Ok. Togliamo la parte inutile. Zoomiamo normale. Ecco, vedete il nostro segnale. Dunque, adesso proviamo ad ascoltare qual è la registrazione. Vediamo se qualcuno della nostra età ricorda questo suono. Adesso sentite bene. Ok. Perfetto. Ora facciamo così. Noi questo lo salviamo in mono. DVD stereo in mono. Cancelliamo questo. Andiamo avanti. Ok, si sente bene. E lo chiamiamo. Lo esportiamo come WAV per avere la qualità migliore. Andiamo a salvare il nostro file. Andiamo a salvare. Dunque. Andiamo, eccolo qua. E lo chiamiamo allora. Qua mi è rimasta la tastiera in back. Oggi che giorno è? 16.04. 16. Ok. Perfetto. Salviamo. Bene. Abbiamo salvato e ora possiamo chiudere questo. Adesso andiamo a prenderci un vecchio backup. Andiamo a prenderci un vecchio backup. Un backup del 99. Andiamo a vederci questo backup del 99, cosa è. Ok, segnale ce l'abbiamo. E proviamo a sentirlo. Ok, adesso
dobbiamo scambiare il cavo in uscita. Ok, quindi non sentiremo il suono. Nelle cuffie l'abbiamo messo e andiamo a caricare un vecchio backup. Dobbiamo premere play e poi fare play su start. Ok. Come si vede, sta recuperando i dati. Sarà una sorpresa anche per me quello che c'è dentro. È un backup di quasi 23 anni fa. Bene, 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 bene. Vediamo un po'. Non so cosa ci sia. Non so proprio cosa ci sia. Allora. Caricando, 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 caricando. Caricando. Song 99. Cose inutilizzate. Bene, ha finito. Adesso vediamo se esce qualcosa da questa batteria. Proviamo. Cosa c'è? Thank you.
non so di che cosa siano queste batterie. Allora, però non è il pezzo che interessava a me, quindi dovrò cercare un altro. Non ho Remax caricato, quindi no, se no mamma mia, sto buono. Ok, dobbiamo caricare un altro backup, perché non è quello che ci interessava. Vediamo se questo è quello giusto. Allora, andiamo a riprendere. Loading tape, andiamo in play. Ok, sta leggendo. Vedere che cosa c'è. Non so che brani ci sono. Comunque, il nostro dovere l'abbiamo fatto. I nostri backup antichi
che hanno passato tanti computer, hanno funzionato. Hanno funzionato. Su file WAV e niente. Quindi abbiamo recuperato dall'anno 2000 dei backup di questa batteria e funzionano. Perfetto. Niente, volevo solo farvi vedere appunto questa batteria elettronica che ancora è in vendita, è ancora in funzione. E questa è stata comprata, allora, questa è la seconda però. La prima l'ho comprata nel lontano 1992-93. Non mi ricordo bene. Potrebbe essere anche il 91, eh? Però, insomma, in quegli anni lì. E questa è un'altra batteria. E dentro l'elettronica è diversa, ma il funzionamento è uguale. Appunto anche il tape ha preso quello originale del 2000 e non ci sono stati problemi, l'ha letto tranquillamente. Va bene, era solo questo per farvi vedere un po' questi strumenti dal passato. Vi lascio ai vostri doveri, buon proseguimento e alla prossima.